Nel dicembre 2021 le immatricolazioni di autovetture nell'Unione Europea sono diminuite del 22,8%, segnando il sesto mese consecutivo di calo. Complessivamente nel 2021 le vendite di auto nuove nell'UE sono diminuite del 2,4%, nonostante la base di confronto record del 2020. Questo calo è il risultato della carenza di semiconduttori, che ha avuto un impatto negativo sulla produzione di automobili durante tutto l'anno.